penseranno meglio di me. Cioè, se io mi schiero con Nazuki, lei sarà più, più felice. Più felice se mi schiero con. Eh beh, io... Elfo ah. Sayori, tutta la vita, Elfo Sayori, tutta la vita. Sei sicuro delle tue scelte? Allora, vuoi Nazuki che ti stia sul cazzo? No, o vuoi Yuri che no, ti stia sul cazzo? Secondo me alla fine finisce male. Elfo Sayori. Finisce male. Potevo salvare, non ci ho pensato, shit. Già. Nazuki, Nazuki, guarda la mia direzione. Aspettando le parole che escono dalla mia bocca. Quindi invece mi giro da parte di Yuri. Yuri tipo. Ok. Ma l'espressione di Yuri è così indifesa che non posso dire nient'altro. Sayori tipo. Questo atteggiamento di tutti sta rendendo Sayori triste. A disagio. A disagio, ecco. Come potete continuare a combattere tra di voi quando state facendo sentire un vostro amico in questo modo? Kirito tipo, beh, non è il suo problema, non riguarda lei. Concordo. Cosa? Cioè, non è giusto che gli altri interferiscano con i propri sentimenti nel nostro conflitto. Sì, a meno che sia Yori, voglia dire a Yuri che... A quanto stronza sia stata, praticamente. Non lo farebbe mai! È la tua immaturità che l'ha resa a disagio in primo posto. In primo luogo. Scusami, tipo, ti stai sentendo? Stai sentendo quello che dici? Questo è proprio perché... Proprio perché a nessuno piace. Basta! Ok, fermiamoci qua che è meglio. Nazuki, Yuri, siete miei amici. Voglio solo che tutti siano insieme e siano felici. I miei amici sono meravigliose persone e le amo perché hanno le loro differenze. Sono diverse. I poemi di Nazuki sono incredibili perché gli danno così tanti sentimenti in così poche parole. E poi invece le poesie di Yuri sono incredibili perché creano una bellissima immagine, colorano una bellissima immagine nella tua testa. Tutti avete così tanto talento, quindi perché state combattendo? Perché, beh, inoltre Nazuki è carino, non c'è niente di sbagliato con quello. E le tette di Yuri sono il seno, parliamo giusto, il seno di Yuri è lo stesso di quello che è sempre stato. Grande, bellissimo! Ok. Sayori, tipo... Sayori si eleva in piedi trionfante. E quindi Monica si sta dietro di lei con un'espressione sconcertata. Farò del tè. E Yuri corre via, ok. Mangio che si siede con una espressione vuota sulla sua faccia, guardando al niente, praticamente. Quindi, questo è perché Sayori è vicepresidente? Sussurra Monica. Lei annuisce in ritorno. Essere onesto, potrebbe essere un buon leader. E io posso organizzare le cose. Ma non sono molto brava con le persone. Non potrei mai fare una cosa così, ok. Un come presidente, ok, è molto imbarazzante per me. Nah, non è che ti posso accusare di niente. Non ero in grado di dire niente anch'io. È giusto. Beh, allora, Sayori, vuol dire solamente che Sayori è incredibile a modo suo, non è così? Puoi dirlo proprio. Potrebbe sembrare una persona con testa fra le nuvole, ma a volte è stranamente sospetto che sa esattamente quello che sta facendo. Vedo. Prenditi cura di lei, ok? I would date to see her. Odierei. Cioè, mi dispiacerebbe molto se lei si facesse male. Cosa? Ah, ok, saremmo in due. Puoi contare su di me. Monica sorride dolcemente a me. Salva. Un po' che non fa. Cosa intendi dire, cara Monica? Scusa. Non ho capito che cosa ha detto adesso. No, è la cosa... Odierei se si facesse male. Sì. Oh, è imbranata? Cosa? Sayori imbranata? Sì, ma non capisco la frase di lei. Fai l'innocente. Ma non la capisco. Per adesso è ancora un gioco innocente. Esatto. Per adesso. Una persona genuina che... Vabbè, una persona così la rende... Sicuramente un buon presidente, indipendentemente da quello che dice lei. Vorrei solo avere la possibilità di parlarne un po' di più. Ok, ragazzi,
tempo di andarcene, consentiti a condividere. Poi mi guarda, se chiedi a Yuri e a Nezu, che secondo me ti sputano in un occhio entrambe. Sì, più o meno. Molto divertente, tipo, beh, ne è valsa la pena. È andato tutto a posto, beh, la maggior parte. Kirito, che ne pensi? Che ne pensi? Sì, beh, direi la stessa cosa. Vabbè, no, è stata una cosa bella parlare con tutti. Fantastico. In questo caso faremo la stessa cosa d'un cosa? E magari imparerai qualcosa dai tuoi amici. Quindi le tue poesie si diventeranno ancora migliori. Ho imparato un po' più di me stesso e... No, ho imparato un po' di più riguardo al genere di poemi che tu, a cui tutti piacciono. Con un po' di fortuna vuol dire che posso almeno provare a impressionare quelli che... Quelli che voglio impressionare. Quelli che impressionare. Annuisco me stesso con nuova determinazione. Che dite tipo... pronto a camminare a casa? Sicuro, andiamo. Esplode. Mi laserizzo. No, di... Di rabbia. Sì, di felicità. È passato un bel po' di tempo da quando io e Sayori non abbiamo passato così tanto tempo assieme. Non posso neanche dire che non mi stia divertendo. Sayori, tipo, riguardo a quello che è successo prima, che intendi dire? Lo sai, tra Yuri e Nazuki. Questo genere di cose succede spesso? No. È la prima volta che le vedo combattere in quel modo. Prometto che sono entrambe persone meravigliose. Non le odi, giusto? No, non le odio, ovviamente. Volevo solo sapere la tua opinione, tutto qui. Posso vedere che sono buoni amici con te. Lo sai, Kirito, tipo? È bello che io spenda del tempo con te nel club, ok? Ma penso che... vedere che ti diverti con tutti gli altri mi rende ancora più felice. E penso che tu piaccia a tutti. Va bene, ok. Ogni giorno sarà così divertente, ok. Sembra che Sayori non abbia ancora capito il tipo di situazione in cui io sia immerso. Sicuro, essere amici con tutti è bello, ma bisogna proprio che mi fermi lì. Beh, allora vedremo che il futuro cosa mi riserverà, Sayori. Gli do una pacca sulla spalla praticamente. Lo dico molto più spesso a me che a lei, ma è facile usare Sayori come un monologo interno a volte. Ok, c'è tipo coscienza praticamente. Sì, facciamo. No! Sì. Un secondo di ghiaccio che ho il culo un attimo quadrato. Oh mio Dio, schieno. Sto leggendo un attimo le parole anche. Chi vogliamo? Sempre Yuri? Scegli tu. Adventure. Perché Sayori? Ok, cambiamo di nuovo idea. Allora. Inferno. Ok. Climax. Sì. Filosofo. Massacro. Cazzo. Kawaii. Per me è una di queste due, secondo me. Però... Empty. No, papà. Flee sarebbe fuggire. Flee. Ok. Melancholy. Ocean. Ma com'è Ocean tu? Destiny. Sensation, tutta la vita. Fai solo quello. Anime. Beh. Night Ghoul. Che cazzo è? Allora io volevo sapere che cazzo è un Night. Sembra un nemico di videogioco, un Night Ghoul. Camicia da notte, ma stai scherzando tu. Doki bellissimo. Tristezza. Sunset, direi, no. Sadness, ho paura di lei perché ha detto che gli piacciono sia le cose felici che le cose tristi, quindi non so mai cosa cazzo gli piace. Romantico no. Rabbia? No. Agonizzante, ok. Death.
perché? Vedi che non ha senso questa cosa. Vitality, Candy, Graveyard, cimitero, cioè per forza. Oh, Dark. Le cose belle e brutte, non puoi. Male. Saioli, ma perché? Lipstick, penso, ma no, mar- oh, horror, grazie. Ero partito così bene. Un altro giorno passa, è tempo per il, l'incontro del club. Ok, ah sì, perché ovviamente c'è anche il giorno di scuola. Mi sono ambientato un po' di più nei, nei giorni precedenti. Ok, quindi entrando nella stanza, nella stanza del club, mi, mi vengono incontro tutti praticamente a salutarmi. Ah, Kirito, tipo io sai io. 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 Sembra che tu sia in una... Ci sono felice oggi. Non sono abituato a vederti nel club. Tutto qua. Ho capito. È molto semplice. È molto semplice farti sentire felice allora. Ma con te penso sempre che... Penso che, sia la... le cose... che siano le cose semplici, giusto? Parlando di questo... Sono tipo affamata e... Vorresti come comprare uno snack? No, grazie. Non è, no, non è, non è fare da, cioè non è, non è un modo di fare di solito. Ho le mie ragioni. Perché non non dai un'occhiata al tuo portafoglio, Sayori? Tipo, perché tutto questo all'improvviso? Non ha nessuna ragione in particolare. In realtà volevo solo che lo guardassi. Ah, e Sayori tira fuori il suo portafoglio per le monetine. Armeggia con l'apertura e lo apre praticamente e lo gira al contrario e le, fa in modo che tutte le monetine finiscano sul tavolo. Solo due piccole monete cadono fuori. Lo sapevo. Posso leggerti come, posso leggerti attraverso, Sayori? Non è valido. Come facevi a saperlo? È semplice. Se tu avessi avuto abbastanza soldi in primo luogo, avresti preso uno snack prima di venire alla, alla classe, alla stanza del club. Quindi, o non eri affamata, o volevi una scusa per fare una camminata. O avevi pianificato in modo conveniente di dimenticarti che avevi speso tutta la moneta e te ne avrei pensata alcuna. Ma c'è un'altra cosa. Sei sempre affamata. Quindi questo non lascia trazione. Ah, mi arrendo, tipo. Non farmi sentire in colpa. Se fai sentire in colpa, allora vuol dire che, ti, che tu meriti un po' di quella colpa. Ah, va bene, ok. Yuri ridacchia, eh? Non ho notato che stavo ascoltando. La sua faccia era immersa in un libro, come sempre. Non stavo ascoltando niente di che. Stavo solo... era una cosa nel mio libro, ecco, sì. Yuri, tipo, mi ha chiesto di prestarmi un po' della sua moneta. Non farmi incentrare in questa conversazione, Sayori. Inoltre, Basics, che vuol dire? Eh? Hai saltato Bay. Inoltre? Ah, inoltre questo? Inoltre, ah. Inoltre, dovresti solo comprare quello che puoi permetterti. E francamente, dopo aver. Dopo aver fatto una scenata di quel tipo, la tua sofferenza è solo una piccola retribuzione. Ah no, è una retribuzione più che valida, tipo. Che cattiveria. L'ho detto, non intendevo, ero troppo assorbita nel mio libro. mi piace molto quando parli con la tua, col tuo cuore, sarebbe in realtà con la tua mente, Yuri. Non accade molto spesso, ma è un lato divertente di te. Non è possibile che tu pensi in quel modo. Hai ragione comunque. Ho fatto qualcosa di cattivo e adesso devo accettare la conseguenza, va bene. Revolution, la rivoluzione, retribuzione. Quello, sì, quello. Nonostante ciò... nonostante ciò, penso che ci sia un piccolo diavolo dentro ognuno di noi, non è così? Non lasciare che ti inganni. Sayori sa esattamente quello che sta facendo. Dopotutto aveva detto a voi che mi avrebbe portato al club prima ancora che me lo dicesse. Ma non saresti mai venuto se non fosse stato per i cupcake. Quindi ho dovuto ingannare Natsuki per farli. Dammi un po' più di credito per quello, se io. Wap. Che cazzo è successo? Max.
da qualche, cioè come dal nulla qualcosa è tipo arrivato sulla faccia di Sayori e è rotolato sulla scrivania. Ah! Oh! Quello era un biscotto. Cazzo, gli ha tirato un biscotto. Ah, Shinra, abbastanza certo, è un biscotto gigante incartato nella plastica. Sayori si guarda intorno. È un miracolo, tipo. È perché ho pagato la mia restituzione? Retribuzione. E in verità ci eravamo così vicini. Te lo volevo dare, ma quando ho sentito che blatterare riguardo ai cupcake, valeva completamente la pena vedere la tua reazione. Questo è vero, eh? Nazuki, tipo, è così gentile da parte tua. Sono così felice, tipo. Sayori abbraccia il biscotto. Ah, mangialo e basta. Sayori apre rapidamente, no, strappa rapidamente la carta dal pacco e dà un grande morso. Oh, così buono! Così è proprio scritto, sì, giusto. Sì, so good! Si vuole! Sayori, incredibilmente, mette la sua mano davanti alla sua bocca e sto masticando la lingua! Cosa cazzo è? Ne stai passando tante per il suo biscotto. Nazuki prende un morso di un suo biscotto. Oh, il tuo sembra molto molto buono. Sembra molto buono anche il tuo, Nazuki. Posso mangiarlo? No, posso provarlo? Ragazzi, ma il tuo è il cioccolato. No, ma i mendicanti non possono scegliere. Nel senso che lei chiedeva del cibo e lei gli ha dato un biscotto a caso. Non poteva avere decisione in quello. Sì, tipo, perché pensi che io ti abbia dato quello, infatti? Va bene. Comunque sono contento che tu abbia condiviso quello con me. Sayori salta su dalla sedia, va in parte a Nazuki, si abbraccia le sue... La intrappola, tipo, la abbraccia... Ah, ragazzi, tipo, ho capito. Ah, prova praticamente di vincolarsi, ok. Ah? Sayori... Improvvisamente si accovaccia e prende un morso dal biscotto di Nazuki. Ehi, tipo, hai seriamente fatto quello? Tipo, a bocca piena Sayori corre via alla in salvo. Yuri, ridiamo. Ah, sei così infantile. Monica, potresti dire a Sayori? Nazuki si guarda intorno, Monica non è ancora nella classe. Oh. Dov'è Monica comunque? Bella domanda. Hai sentito niente riguardo a... Cioè, riguardo al fatto che fosse tardi oggi? Non io. Sì, non neanche io. È un po' strano. Spero che stia bene. Ovvio che sta bene. Probabilmente avrà avuto qualcosa da fare oggi. È molto popolare, dopo tutto. Notare l'espressione in cui l'ho detto. Tipo... Non pensi che lei ha... non sarei così sorpresa. Probabilmente è più desiderata di tutte noi messe assieme. Minchia. Madonna. Vero quello? Scusati! Probabilmente la porta si apre. Scusate. Super scusate. No, sono super dispiaciuta. Ah, ok. Ah, eccoti qua. Non volevo arrivare tardi. Spero che voi voi ragazzi non foste preoccupate o niente di che, o cose di questo tipo. Monica ha scelto il club rispetto al suo ragazzo, dopo tutto? Se hai una volontà così forte. Ragazzo, cosa sul pianeta ti fa pensare? Cioè, cosa ti fa pensare riguardo a questo? Monica riguarda in modo interrogativo verso di me. Niente di quello. Non importa. Che cosa ti ha trattenuto comunque? Essere onesto? No, probabilmente stavo solo studiando in una stanza. Essere onesto, ho solo perso la concezione del tempo. Non ha senso, però. Dovresti aver sentito la campanella suonare almeno. Non l'ho sentita. Perché stavo... Praticando piano. Stavo praticando piano. Piano? Non era conoscenza del fatto che tu... facessi musica, Monica. Ah, in realtà no. Ho incominciato recentemente.
ho sempre voluto imparare a piano. È così bello, tipo. Dovresti suonare qualcosa per noi, Monica. Monica guarda verso di me. Magari quando diventerò un po' meglio, ok? Yay, tipo. Sembra figo. Non vedo l'ora neanch'io. Ah, è così? Allora in quel caso non ti deluderò, Kirito. Tutte le altre ragazze sono scopate, si sono iniziate, va bene. Monica sorride dolcemente. Ah, non voglio farti pressioni o qualcosa di questo tipo. Ah, non preoccuparti. Insomma... No, non ha senso questa frase, perché era appena così... Cioè, insomma, hai appena detto che volevi più tempo e adesso stai dicendo che stai comunque provando da... Provando molto recentemente. Beh, appena iniziato, però in questo istante magari... Non è che magari lei sta puntando a me. No! Cioè, nel senso... Cioè... No! Cioè, se ci pensi... Aspetta un secondo. Sì, vuoi salvare? Sì, ma se ci pensi, il fatto è che... Cioè, no, non voglio suonare, non sono ancora sicuro, però per te faccio tutto quello che vuoi, giuro. Mi impegno al massimo, solo per te. Sì, sì, più o meno così. E mi piacerebbe, piacerebbe davvero la possibilità di condividerlo una volta che sono pronta. Oh, ho capito. In questo caso, buona fortuna. Grazie. Non ho... Mi sono perso niente? No, non mi sono perso niente. Perso. Dio santo, no, non credo. No, veramente. Non in realtà. Ho scelto di lasciare... Ah, di lasciar stare la fuga di Sayori. Sono sicuro che Nazuki finirebbe con lamentarsi comunque. Sarà che tutti si siano già abbiano già preso posto e Sayori ha già vinto tutto il suo biscotto, ok. Gli è ritornato il suo libro e Nazuki è scomparsa nell'armadio, papà. Come nell'armadio? Sì, in parte l'armadio che c'è con suo nonno, probabilmente. Ragazzi, sembra che nessuno voglia essere disturbato oggi. Mi metto nel banco più vicino. Ah, come posso occupare me stesso con qualcosa di così legato alla letteratura da solo in questo modo? Cioè, praticamente non voglio farlo da solo, cliccato settings. Penso che potrei sempre leggere un po' del libro che Yuri mi ha dato. Ma sono un po' stanco oggi. Probabilmente mi addormenterei giusto... non appena... Sì, esatto, non appena inizierei... guardando anche l'italiano. Sì. Ma poi inizierei a leggere il libro. Chiudo i miei occhi e finisco con l'ascoltare la conversazione tra Sayuri e Monica. Probabilmente sembreremo davvero brutti paragonati a tutti gli altri club. Beh, non possiamo arrenderci. Il festival è la nostra chance di mostrare a tutti che la letteratura... cosa riguarda la letteratura? Il problema è che l'idea di un club di letteratura sembra troppo intellettuale e noiosa. Ma non è l'unica cosa, sai? Dobbiamo solo trovare un modo di mostrarlo a tutti. Qualcosa che dica... qualcosa che parli alle loro menti creative. Non solve il problema, comunque. Non risolve, ho detto solve, ma... così devi dire. Anche se ci viene in mente la cosa più divertente di sempre, nessuno verrà se in primo luogo è un evento di letteratura. Quindi è più importante fare in modo, cercare di capire come far arrivare le persone, sai? E dopo che sono arrivati, possiamo fare la cosa di parlare alle loro menti creative, quella roba lì. Cos'è questo? Sayori sta prendendo questo veramente seriamente. È raro sentirla deliberare riguardo in questo modo. È un buon punto. In ogni caso, pensi che il cibo farà la magia? Che genere? Ah beh, penso che potremmo... Cupcakes, tipo... Ah, buona pensata! Nazuki amerebbe fare una cosa di questo tipo. Ah, hai ragione! Nazuki fa i migliori cupcake. E funziona alla perfezione, allora. Non era perché l'avevi suggerito? Cupcake parlano al mio stomaco creativo. Fantastico, Sayori! Adesso che lo so, si è impallato tutto. Allora cupcakes. Ho fame. Ma che cazzo sembra fare? Voglio una colazione. Comunque, devo ancora lavorare
Ah, dobbiamo comunque lavorare sui dettagli dell'evento di per sé. Mi trovo a sorridere. Alla fine Sayori è sempre se stessa. Ma trovo una ragione inaspettata per cui l'ammiro. A differenza di me, che ha difficoltà a trovare qualsiasi tipo di motivazione, Sayori può mettersi in testa di fare le cose e dargli la vita. Penso che sia la ragione per cui ho lasciato la Finfine che si occupasse del mio caso. Ah, non posso fare a meno di immaginare come sarebbe vedere un mondo attraverso i suoi occhi. Così no! No, letteralmente diceva cioè apri i miei occhi e trovo Sayori che questa è la parte horror, questo era un jumpscare se non avete capito. Non è vero, manco io. Apri i miei occhi e trovo la faccia di Sayori che riempie la mia visuale. Quasi cado dalla mia sedia. Scusa, aspetta, in verità non mi scuso affatto. È colpa tua se dormivi in quel modo. Questo non è il club del pisolino. Beh, la nostra scuola ha un club del pisolino? Stai ancora sveglio tardi, non è così? Adesso che sei in un club avrai meno tempo per gli anime, lo sai? Rosso è il tuo incubo peggiore. Sì, dovrai abituartici. Non dirlo così ad alta voce. Guardo dietro di me per vedere se Monica è riuscita a cogliere la cosa di cui stavamo parlando. È vero, tuttavia. Sì, lo so. Sei sempre così preoccupata per me, Sayori? È quello che so fare meglio. Va bene. Quello è il problema. E invece che mi dici di te? Cioè, praticamente ti preoccupi più di me che di te stessa. Ti alzi ancora tardi tutte le mattine, non è così? Non tutte le mattine. Non è molto convincente. In quanti giorni questa settimana ti sei svegliata in tempo? È un segreto. Lo sapevo. Andiamo. Almeno darmi il beneficio del dubbio. Non posso farlo. Guarda, signore, è scritto, cioè lo si legge. Che intendi dire? Sayori si guarda intorno. In che senso ce l'ho scritto da qualche parte? Eri chiaramente di fretta questa mattina. Guarda, i tuoi capelli sono tutti spettinati e vale vari. Faccio praticamente scorrere le mie dita, falange superiore, fingertips, punta delle dita, sul lato dei capelli di Sayori, sì. Ah no, perché ce li ha tutti aggrovigliati, no? E quindi prova a slegarli, cioè nel senso provi a sgarbugliarli. Come si può dire coi capelli? Non lo so, non intendo queste cose. Ragazzi, hai veramente bisogno di un pettine per questo. I miei capelli sono solo difficili da far stare a posto. Non ci casco, mi spiace. E c'è più, la cosa sta... non sta solo nei tuoi capelli. Ah, c'è anche del dentifricio sul collare, sul colletto della camicia. Provo a pulirlo con le mie dita. Ma nessuno l'avrebbe notato. Certo che l'avrebbero notato. Nessuno te lo dirà, nessuno te lo viene a dire perché non vogliono imbarazzarti. Per fortuna non mi importa di questa cosa. Ah, cattivo! E non ti sei nemmeno abbottonata il maglione. Seriamente, Sayori? Perché non è... per quale motivo pensi di non avere ancora un ragazzo? Questo è da super cattivi! Scusa, ma mi ringrazierai dopo. Comincia a buttonare il suo maglione dal fondo. Una volta che hai visto quanto ti sta meglio, cambierai la tua mentalità. Ok, va bene, perché c'hai un riflesso viola di non so che cosa? È così divertente, è divertentissimo. Cosa? Beh, stavo pensando quanto fosse strano avere un amico che fa questo genere di cose. Non dirlo! Mi farei sentire strano a fare questo, stupido. Ok, va bene. Va bene, va bene, tuttavia. Sono felice che siamo così. E tu invece? Penso di sì. Ehi, stai attento. Il bottone potrebbe partire, cioè nel senso strapparsi. Perché questo è così difficile da chiudere? Ok, sì. Faccio fatica a chiudere il bottone vicino al suo...
addome? Può andare come traduzione per YouTube friendly, va bene. Scusa, ma questo maglione perlomeno, cioè, è della tua taglia. Quando l'ho preso lui era... Non so se è un riferimento a quanto sia cresciuta fisicamente nel... Fisicamente sì. Se l'avessi mai abbottonato l'avresti notato prima che non ti entrava più. Perché stai sorridendo? Sì, ok, era non proprio... è da YouTube friendly. Vuol dire che le teste sono cresciute anche. Mio seno, va bene. Non dirlo ad alta voce. Comunque, sembri molto meglio adesso, quindi ah, perché sembra, perché è così strano vedere se il maglione di Sayori è bottonato in questo modo, è così stretto, non ne vale la pena, non ho capito. Sì, Sayori sbottona molto velocemente il suo maglione ancora una volta. Io molto meglio. E quindi se lo tengo sbottonato non avrò un ragazzo, giusto? Che genere di logica è questa? E perché lo stai dicendo come se fosse una bella cosa? Perché? Se avessi un ragazzo, allora non mi lascerebbe fare questo genere di cose. E tu comunque ti prendi cura di me meglio di chiunque altro. Quindi è per questa ragione lo tengo slacciato. Smettere di dire queste, tutte queste cose così imbarazzanti. Eh? Non ho detto niente di imbarazzante. Ragazzi. Concentrati sul tentare di svegliarti un pochino prima. Solo se tu ti concentri di andare a letto prima. Va bene, va bene. È un patto allora. Quindi penso che siamo veramente meglio prenderci cura l'uno dell'altro che prenderci cura di noi stessi. Penso di sì. Magari dovresti venire a svegliarti un mattino. No. Lo stai facendo di nuovo, Sayori. Ah, ma stavo scherzando questa volta. È impossibile. È impossibile decifrarti a volte. Ok, ragazzi. Monica, perché non condividiamo i poemi che abbiamo scritto adesso? Ah, yay! Dai, famosi. Kirito, non posso aspettare di leggere il tuo. Va bene, ok. Stesso per me. Ho fallito nel sembrare entusiasta, ma Sayori non vede l'ora comunque di far leggere il suo poema. Da chi iniziamo? Dalla fine è differente di farle passare tutte. Monica, perché l'ultima volta era l'ultima parola. Cosa di molto divertente, divertentissimo. Morirete dalle risate. Io volevo morire invece, punto e basta. Fai il Doki Doki, si era corretto. Quindi io ho detto, vabbè, mi devo rifare un'ora e mezza di registrazione. Cancello la registrazione della webcam. Cosa succede poi? Si sbugga il file perché si era corrotto e quindi io rimango col file non corrotto. Però senza la registrazione della webcam. Quindi un'ora e mezza buttata via tre volte, preso per il culo quattro. Oh. E adesso c'è anche Rona, sa. Ciao! Quindi, perché senza di me i problemi tecnici su webcam. Esatto. Eravamo andati un po' avanti, come vedete. Dove neanche tantissimo. Neanche tantissimo, però... effettivamente, però no. Tra l'altro sentire la tragedia che hai appena raccontato con questa musica è proprio top. Sì, sono felice che ti stai applicando. Magari molto presto verrai su con il tuo capolavoro, masterpiece. Ah, non ci conterei troppo. Non lo puoi mai sapere. Vuoi condividere il poema che hai letto, che hai scritto per oggi? Sicuro? Ecco qua. Do il mio poema a Monica. Ok. Mi piace questo. Mi fa pensare a qualcosa che piacerebbe a Sayori. Ah, davvero? Tu e Sayori siete molto amici, giusto? Non sarei sorpreso se avessi questa sorta di cosa in comune. Ah, beh... Potremmo essere anche buoni amici, ma Sayori e io siamo in realtà molto diversi. Potrebbe essere il caso. Ma... ci sono anche alcuni similiarità, arriva lui. Che non ti potresti mai aspettare. Il modo in cui parla di te. Sembra che voi due vi prendiate cura a vicenda. Esatto. Vedete, c'ho un aiuto stavolta. Anche se lo mostri in modo diverso, modi diversi, finisce sempre col assomigliarvi più di quanto immagini. È questa la vibrazione, la sensazione che sento quando leggo il tuo poema. Sei sicuro di non... che non stai leggendo troppo fra le righe? Ah, potrebbe anche essere.
Oddio, sembrava proprio Yuri. Ma in ogni caso, lo stile di scrittura di Sayori ha un non so che di gentile. Posso dire che gli piace esplorare quelle emozioni come la felicità e la tristezza. Chi l'avrebbe mai detto che qualcuno così felice gli piacessero anche le cose tristi? Sì, è davvero inaspettata. Beh, ognuno suo. E non dovresti essere spaventato a sperimentare un po' di più comunque. Ma, tuttavia, vuoi leggere il mio poema ora? Mi piace il modo in cui questo è uscito, quindi spero anche che piaccia anche a te. Ok, diamoci un'occhiata. Credo che... Salvami! I colori non si fermano, luminosi, bellissimi colori. Flash, che si espandono, che tagliano rosso, verde, blu. Un'infinita cacofonia di rumore senza senso. Il rumore. Dobbiamo anche dare l'espressione. Non si ferma. Caro mio, violento. Onde grating, non ho un'idea, Rola. Grating, cosa dopo? Waveforms. No, waveforms, ok. Grating. Greetings! Cioè... non ne ho idea. Squeaking, squittendo, screeching, scricchiolando, piercing, ancora fendendo. Sanko, sei in tangente. Io allora questo l'avevo già letto e sembra seno, coseno, tangente. Ma è seno, coseno, tangente. Cioè, se no che cos'è, scusa? Ah, non ne ho la mia idea. No, è così. Come giocare? Questa qua non sono riuscito a tradurla. Come giocare con una chalkboard su un tavolo che ruota. Cos'è la chalkboard? Sembra un gioco di scacchi o qualcosa di questo tipo, su un tavolo che ruota. Sì, è un gioco da tavolo. E poi ti dice come far girare un vinile sul cartone di una pizza. Un infinito poema di senza senso. Effettivamente. E poi load me. E la cosa interessante che avevo notato io, Rosso, è che c'è scritto save me e load me. Cioè... ma non... E infatti avevamo fatto un salvataggio dopo questo. Infatti è per questo che il salvataggio con cui avevo aperto io all'inizio partiva con perché avevamo provato anche a ricaricare il file. Il problema è che non succede una ciapa di minchia. Ma un significato ce l'avrà comunque. Ce l'avrà comunque, ma non lo usciamo. Save me, load me. Magari bisognava salvare prima di leggere e poi fare load quando finivi di leggere. Oddio. Non lo so. È perfino più astratto del tuo ultimo, penso di sì, è solo il modo in cui scrivo io. Mi spiace se non ti piace. Mi scuso se non ti piace, perché mi spiace se non ti piace, mi suona di un male. No, non ho mai detto questo. È solo un genere di cose che non ho mai visto prima, credo. Mi piace il modo di giocare con lo spazio sulla carta. Scegliere dove e come piazzare le parole può completamente cambiare l'umore. È quasi come magia. Il modo in cui scrivo le frasi così brevi le fa sembrare come se tentassero di parlare oltre il rumore, sopra il rumore. Ok, capisco. È comunque difficile per me dire di che cosa parla. Va bene. A volte chiedere di che cosa parla un poema non è la domanda giusta. Un poema può essere... Anche questo è molto difficile da dire. Un poema può essere sia astratto che... No, non è sia astratto. È astratto. È tanto astratto quanto l'espressione fisica di un sentimento. Cioè, okay, sì. Che è complicatissima, contortissima e non la capisco. Una frase sostanzialmente. O una conversazione con il lettore. Quindi mettendola in questo modo, non tutti i poemi riguardano qualcosa. Comunque, ecco il consiglio del giorno sulla scrittura di Morgan. A volte ti troverai davanti a decisioni difficili. Quando questo accade, non dimenticare di salvare il tuo gioco. E questa cosa qua è non ha senso. No, no, ce l'ha. No, senti cosa dice. E beh, tipo è tipo in Pokémon che la mamma ti dice, premi B per correre. Sì, esatto. Senti dopo, Non saprai mai come potrebbe cambiare il tuo pensiero o quando qualcosa di inaspettato potrebbe accadere. Aspetta. Questo consiglio riguarda scrivere? Di che cosa sto parlando? Questo è il mio consiglio per oggi. Grazie per aver ascoltato. Tua mamma non ti dice tipo, salve. Aspetta, B? Perché ho detto B? Che cazzo mi avrei detto B? Cavolo. E poi cosa avevo fatto? Sayori? Sì, Sayori. Sì, Sayori avevo fatto. È la mia volta. No, Yuri tu devi fare. Yuri? Anche questo è difficile però. Con te la scelta. Io accetto ogni tipo di sfida. Oh mio Dio! Oh my God! Questo è così bello, Kiri!
è l'uomo, specialmente dopo la poesia, va bene, poesia di ieri. Sei troppo onesta volta, signori. No, ma veramente, voglio metterlo sul muro. Posso? Signori, stai seriamente esagerando con le emozioni. Non sono un buono scrittore, dopo tutto. Onestamente non ho idea di cosa sto facendo. E beh, magari quello è il perché. Perché neanche io ho idea di quello che sto facendo. Ragazzi, sono sicuro che l'opinione di Yuri sarà un po' più costruttiva di questa. Magari anche quella di Nato. Sei sicura che non ti piace solo perché l'ho scritto io? Eh? Beh, sono sicura che sia parte del motivo. Penso che tu capisca meglio di... penso di capirti meglio di molte persone, lo sai? Quindi quando leggo un tuo poema, non è solo un poema, è un poema di Kirt! Un poema di Kirt. Cioè, ti prego, chiamalo così il video. Il poema di Kirt. E questo lo fa sembrare super speciale. Come se io possa sentire i tuoi sentimenti leggendolo. Sayori abbraccia il poema tenendolo stretto al suo addome. Così strana, Sayori. Bravo. Beh, non sono molto bravo a indovinare se, cioè a dire se i poemi sono buoni o fanno schifo. Ma è, mi lascio guidare dal cuore. Se mi fa sentire le cose, allora deve essere un buon poema. Non sono sicuro di come funzioni. Ma ancora una volta penso che lasciarti trasportare dai sentimenti è una parte molto importante di questo processo. Sì, magari. Onestamente non so. Ok, non so che tipo di scrittura ti piace in primo luogo. Sì, neanche io. Ok. Perché non provi a farci un pensiero, magari? Oh, vuoi scrivere qualcosa per me? Così carino. Va bene, ok. Ma stai sempre pensando ad altre persone. Devi pensare a te stesso una volta ogni tanto. Se non lo fai, potresti finire col farti il male a un certo punto. Non so cosa intendi dire, ma ok, lo terrò in mente. Beh, ok. Vediamo. Penso che mi piacciono i poemi felici. Aspetta, a volte anche i poemi tristi. A volte un po' tutti e due. C'è una parola per quello, giusto? Sì. Qual è la parola per cui sto cercando? Poi rosso. Agrodolce? Esatto, perché l'ho nominata rosso oggi. Oh mio Dio, qualcosa so di inglese. Bittersweet vuol dire sì, agrodolce? Sì. Buona sapienza. Mi piacciono le cose che sono felici e le cose che sono tristi. Felice e triste? Non posso dirti. Non posso immaginarti che ti piace qualcosa di triste, signori. Beh, mi piace molto di più la felicità. Ma a volte quando hai una piccola nuvola di pioggia sulla tua testa, una poesia triste può aiutare a dare un piccolo abbraccio alla nuvola e trasformarla in un felice arcobaleno. Sì. Signori, è inaspettatamente poetico. Lo è? Magari sono meglio ad esprimere i miei sentimenti, dopo tutto. Grazie, Kirt. Dovrei metterla giù, una frase. Allora, puoi... Metterla nero su bianco. Esatto. Mamma mia, addirittura. Puoi leggere la mia poesia adesso, ok? Ok, se vuoi leggerla, questa non è semplice. Bottiglie. Hai poco, mai? Faccio fatica a leggere le lettere in sé proprio. Allora la faccio io, guarda. My scalp. Allora, tolgo il tappo dal... proprio come ho un vaso di biscotti. Cioè, un barattolo di biscotti. È il posto segreto dove tengo tutti i miei sogni. Piccole palle, praticamente, di alba che si strofinano insieme, come un mucchio di gatti. Raggiungo l'interno con il mio pollice e l'indice e ne tiro fuori uno. È caldo e fa solletico, ma non c'è tempo da perdere. Lo metto in una bottiglia per tenerlo al sicuro. E metto la bottiglia su uno scaffale con tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in una bottiglia tutta in fila. In bottiglia tutta in fila. La mia collezione mi fa avere molti amici. Ogni bottiglia
è una luce delle stelle a cui fare ammenda. A volte i miei amici si sentono in un certo modo. E allora arriva una bottiglia a salvare la giornata. Notte dopo notte, più sogni. Amico dopo amico, più bottiglie. Più profondo, più in profondità le mie dita vanno, come esplorando una caverna oscura, scoprendo i segreti che si nascondono. E non ne ho la mia idea. Scavando, graffiando, sarebbe scraping, sarebbe tipo l'atto di... Scavare con le unghie, esatto. Con le mani. Soffio fino a polvere dalle tappe delle mie bottiglie. Non sembra che il tempo sia passato. Il mio scaffale vuoto potrebbe averne ancora di bottiglie. I miei amici guardano attraverso la mia porta di casa bloccata. Finalmente è tutto pronto. Apro e entrano i miei amici. Entrano in così tanto entusiasmo. Vogliono così tanto le mie bottiglie? Freneticamente le tiro fuori, le prendo dallo scaffale, una dopo l'altra, tenendole e dandole a ogni amico. Ogni e tutte le bottiglie, ma ogni volta me ne lascio sfuggire una. Si infrange davanti ai miei piedi. Pensieri felici, in pezzi, tutti sul pavimento. Cocci. Dovevano essere per i miei amici. I miei amici non stanno sorridendo, stanno urlando, a volte. Ma tutto ciò che sento è un eco dentro la mia testa. Mm. No, è più effetto eco, tipo, tutto ciò che sento è un eco. Dici? Sì, secondo me sì. Potrebbe anche essere. Francamente non lo capisco, cioè nel senso è... No. Troppo complicato. Sì, cioè, parla di bottiglia, non so che significato allegorico. Sì, bottiglia con dentro sfere di alba. Di alba. Magari ce lo spiega lei adesso. Cazzo! Detto così, terra. Proviamo. Signori, hai veramente scritto tutto questo? Certo che l'ho fatto. Ieri non ti avevo detto che avrei scritto il miglior poema di sempre? Poesia. Sì, ma... Intanto... Non mi aspettavo qualcosa come questo venisse fuori da te. Monica mi ha insegnato moltissimo. E sono stato molto in contatto con i miei sentimenti recente. Ho capito. È quasi inquietante. Inquietante? Beh, non esattamente. Magari perché mi sono abituato a vederti così sorridente, allegra. Beh, non preoccuparti. Mi sto sforzando di pensarci troppo. Il punto è uscito bene. Quindi dovresti essere fiero. Oh, grazie. Mi sento come sono riuscito finalmente a trovare il modo per esprimermi. Sì. Ed è questo modo. Esatto. E mi ha aiutato persino a capire i miei sentimenti un po' di più. Scrivere è come magia. Ti sei veramente... Cioè, sei molto appassionata riguardo a questo, no? Spero che lo continuerai con passione. Sì! Scrivere è meglio. Scriverò finché non morirò, ok? Continuerò a scrivere finché non morirò. Minchia. Non esageriamo, ok? Se io ho l'abitudine di rimanere ossessionato con qualcosa prima di lasciarlo andare non più di una settimana dopo, mi chiedo se questa sia una di quelle volte. Vederla così appassionata, vedere la passione nei suoi occhi rende difficile essere così pessimista. Nazuki, eravamo andati in ordine così. Quindi... Beh, devo ammettere che è meglio dell'ultimo. È bello vedere che ti sforzi. Ok, bene. Pensandoci bene, mi ricorda il poema di Sayori di ieri. Lo pensi davvero? Sì, penso che, visto che tu sei stato così tanto amico con lei, sarete più o meno sulla stessa, potreste essere sulla stessa onda. Ma non mi hai mai colpito veramente come un suo tipo. Sayori ha un tipo così all'improvviso? Non lo so, ma onestamente, come può qualcuno così tenero spendere così tanto tempo con qualcuno come te? È come se si portasse dietro un peso morto. Quello era così non necessario. Pensando in questo modo, se non fosse per me, probabilmente volerebbe via, proprio come un palloncino. Potresti dire che ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Qualunque cosa sia, non la capisco. Ah sì, dovrei mostrarti il mio poema, no? La mia poesia, no? Ecco. Qui.
Ok, questa è molto profonda, questa la puoi fare tranquillamente perché... Amy è come i ragni. No, a Amy piacciono i ragni. Non è come i ragni. Perché ho detto questa cosa? Ho letto tipo Amy is like spiders. Ah, likes. Ho letto un is che non c'è. Comunque, a Amy piacciono i ragni. Sai cosa ho sentito riguardo Amy? A Amy piacciono i ragni. Cioè, lì descrive schifosi, i ragni. Schifosi, pelosi. Schifosi, pelosi. Brutti ragni. Brutti ragni. Questo è perché non sono sua amica. Amy ha una voce canora. Una voce canora carina. L'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. E tutte le volte che canta c'è il ritornello. Chorus? Sì, sarebbe un ritornello. Facciamo un ritornello. Tutte le volte che canta il ritornello, il mio cuore comincia a battere al ritmo delle parole. Ma a lei piacciono i ragni. Questo è perché non sono amica con lei. Una volta mi sono fatta male alla gamba, molto, moltissimo, cioè molto gravemente. Amy mi ha aiutata, a rialzarmi e a portarmi in infermeria. Ho provato a far sì che lei non mi toccasse. A lei piacciono i ragni, quindi le sue mani sono probabilmente, cioè, schifose. Sì. Mi fanno schifo. Questo è perché non sono sua amica. Amy ha un sacco di amici, la vedo sempre parlare con le persone, lei probabilmente parla dei ragni. Cosa succederebbe se anche i suoi amici cominciassero a parlare di ragni? Questo è perché non sono sua amica. Non importa se lei ha altri hobby, non importa se lei lo tiene privato, non importa se lei non fa male a nessuno, lei è... No, fa schifo, lei fa schifo. Fa schifo, lei fa schifo. Il mondo è meglio se non ci fossero gli amanti dei ragni. E io lo dirò a tutti. Non male, giusto? È un po' più lungo di quello di ieri. Ieri era davvero troppo corto. Mi stavo solo riscaldando. Spero che non pensassi che era il meglio che potessi fare. No, ovvio che no. Comunque, il messaggio è molto chiaro in questa poesia. Dubito che io debba spiegartelo. A volte puoi spiegare concetti complicati con analogie molto più semplici e aiuta le persone a realizzare quanto stupide sono state. Tutti concorderebbero sul fatto che il protagonista della poesia è uno stupido ignorante. Jerk non si stupido potrebbe ignorante. Neanche tradurre, cioè è un termine sì, proprio americano. Stupido ignorante va bene. No, conosci persone così? Ah, know come conoscere, è vero, sì. Sicuro? Riguardo come tutti valutano la mia... non importa, può essere riguardo a qualsiasi cosa. L'ho scritto in modo semplice, in modo da collegarsi a qualsiasi persona che ha uno strano hobby o una... niente, è colpa. Colpa? Sì, è un peccato di... tipo un peccato di gola dovrebbe essere. Guilty pleasure. Qualcosa che sei spaventato che le persone scoprono e ti prendono in giro per questo o perdono la loro stima nei tuoi confronti. Ma questo rende solo le persone stupide. Chi se ne frega a cosa piace una persona? Finché non fanno male a nessuno e le rende felice? Penso che le persone hanno davvero bisogno di imparare a rispettare gli altri anche se gli piacciono cose... Lei usa strane, io penso che le intenda più come diverse. Beh, hai definitivamente ragione. Almeno concordo con ciò che hai detto. Ma sono sicuro che molte persone lo farebbero. È quello che so fare meglio, dopo tutto. Non mi piace scrivere, a meno che non ci sia un buon messaggio da cui prendere spunto. Come anche trasportare le emozioni importanti. Ma voglio far pensare le persone, non solo far sentire. Ricordatelo, scriverò un bel poema domani, quindi fai in modo di non vedere l'ora che accada. Sì, ecco, aspettalo, attendilo. Sì, esatto. Attendilo con ansia. Iori, salve! Ah, finalmente! Vediamo cosa hai scritto per oggi. Io riguardo il poema con un'espressione sorpresa sulla sua faccia. Ti... piace? Chido, questo potrebbe essere ancora meglio di quello di ieri. Come hai fatto a migliorare così velocemente? Proprio ieri ti stavo dicendo il genere di tecnica su cui dovevi far pratica. Magari è proprio perché
perché hai fatto un buon lavoro nello spiegarmi. Volevo davvero provare a dare più imagery, nel senso non immaginazione ma simbologia, simbolismo. Significati astrali. Esatto. Yuri arrossisce, anche le sue mani sembrano sudare. Non sono abituata a tutto ciò. Abituata a cosa? Non lo so. Va bene, prendi il tuo tempo. Yuri respira e riordina i pensieri. So che a Yuri piace pensare prima di parlare, quindi gli... sono paziente nei suoi confronti. Sì, solo essere apprezzata, intendo. Sembra molto stupido, magari, ma vedere qualcuno motivato dalla mia scrittura mi fa sentire davvero felice. Stai dicendo che non hai mai condiviso nessuno dei tuoi poemi prima? Yuri annuisce. Davvero? Non ci credo. Scrivo solo per me stessa. E a parte quello, le persone riderebbero di me. Pensi davvero ciò? Ancora una volta Yuri annuisce. Anche i tuoi amici più cari? Yuri non risponde a questo. Mi chiedo il perché. Comunque, vuoi condividere il poema che hai scritto oggi? Sì, lo voglio. Se va bene per te. Cioè, vorrei far notare di come lei è introversa e non vuole condividere le sue scritture. Arriva un ragazzo che conosce il giorno prima, due giorni prima, sì. e glielo fa subito vedere. Dettagli. Questo è difficilissimo invece, perché lei scrive tutto sul simbolismo. No, quello volevo dire io, non è che è incoerenza, è che magari è il carisma di Kirito a essere... Esatto, certo. Questo invece è il poema, è una poesia che è piena di simbolismo. E leggiamo. Allora, il procione è successo, vedete anche qua, in the dead of the night, cioè alla fine, alla morte. Mentre la notte moriva. Esatto, quindi alla fine della notte, mentre stavo tagliando del pane per uno snack colpevole, nel senso appunto uno spuntino di mezzanotte. Esatto. La mia attenzione è stata catturata dalla vista di un procione fuori dalla mia finestra. Era quella, credo, la prima volta che notavo la mia strana tendenza come umano al di fuori dell'ordinario. Ho dato al procione un pezzo di pane. Il mio subconscio molto aveva ben presente le conseguenze. Aveva ben presente il fatto che il procione, una volta nutrito, sarebbe ritornato per averne di più. La bellezza riflessa del mio coltello da taglio era il sintomo. Il pane, una curiosità affamata. Il procione, un'esigenza. La luna incrementa la sua fase e riflette molta più luce dal mio coltello. La stessa luce che brilla negli occhi del mio amico procione. Taglio il pane, fresco e soffice. Il racone! Vedi che cazzo succede? Il procione si agita. O forse sta solo proiettando le sue emozioni nel... O forse sto solo proiettando le mie emozioni nel... L'animale nuovamente soddisfatto. Il procione comincia a seguirmi. Potete dire che siamo diventati man mano, ci siamo abituati l'uno all'altro. Il procione diventa affamato più e più frequentemente. Quindi il pane è sempre a portata di mano. Ogni volta che brando il mio coltello, il procione mostra la sua agitazione. Una frenesia di sangue. Quello che ti dicevo oggi. Pavlovian condition. Allora, dov'è? Conditioning. Allora, Pavlovian. Questa cosa qua ha fatto sputtanare la registrazione. Infatti io faccio questo in questo istante, così la registrazione è salvata e la riprendiamo. È stata questa cosa la sì, io ero arrivato a Pavlovian e sono andato a vedermi su internet cosa voleva dire, perché non l'avevo mai sentito e ora ve lo spiego. E la registrazione crash. RIP. Taglio il pane e mi sento ancora me stessa. Allora, Pavlovian è un aggettivo e viene da un scienziato russo che si chiama Pavlo, che ha fatto degli esperimenti sugli istinti condizionati. Cioè, questo tizio qua ha fatto degli esperimenti sui cani, cioè non mi ha fatto niente, non ho capito, padri, come la salivazione, per esempio. Cioè, andava a testare se... la salivazione poteva essere provocata da qualche altro fenomeno. E lui cosa faceva? Prima di dargli da mangiare suonava un campanello.
quindi suonava il campanello, mi dava da mangiare, suonava il campanello, mi dava da mangiare, e ho notato che con un tubicino che funzionava la segnalazione, dopo un po' di tempo, e più spesso lo faceva, più meno tempo ci voleva perché questo fenomeno accadesse, quando i cani sentivano il campanello cominciavano a salivare, nonostante non ci fosse ancora il cibo. E quindi questa condizione qua è la Pavlovian condition. E quindi ogni volta che il procione vedeva il coltello capiva che avrebbe ricevuto il pane. Esatto. O il riflesso della luna sul coltello. Sì. Esatto. E ci siamo fermati qui. È un po' più daring. Volete more daring. Non sapevo mai, rispetto a quello di ieri. Lo posso vedere. È molto più metaforico. Non so se è colpa mia, ma non posso riuscire a immaginare di che cosa parla questa poesia. Proprio così. È un po' più vicino al mio stile di scrittura preferito. Uso la mia poesia come un modo per esprimere un simbolismo vivido e trasportare le emozioni attraverso di essi. Cioè, se lo guardassi proprio così com'è, non riuscirei mai a capire a cosa si riferisse. Beh, penso che sia qualcosa che persone diverse possono collegare a una propria cosa. Volevo esprimere il modo che sembra per me, cioè come la penso riguardo agli hobby inusuali. È questa sorta di cose che sono di solito obbligata a tenere per me stessa. Quindi a volte mi piace scrivere riguardo a questo. È divertente, eh? Non ha Nazuki scritto anche esso riguardo a questo? Riguardo a essere ridicolizzato per uno strano interesse? Eh? L'ha fatto? Sì. Stava parlando con che non importa cosa fai, basta che non fai male a nessun altro. Ha ragione. Intendo, davvero la pensi in quel modo? Sì. Sembra che voi due abbiate molto in comune. No, abbiate quello in comune. È interessante. Sembrava il genere di persona che avrei preso in giro i miei hobby. Ma penso che il mio, che abbia fatto dei pregiudizi, non è così? Per favore, non digli che ho detto che ti ho detto questo. Non preoccuparti, non ho ragione di farlo. Ok. Beh, grazie per aver condiviso con te il poema. E dopo tutto, se non avessi imparato a accettare la mia stranezza, mi odierei probabilmente. Ma sono grata che tu sia un buon ascoltatore. Grazie a Dio! Bene, abbiamo finito. Salva, 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 salva! Ok. Ok. Buono. Ok, ragazzi. Abbiamo finito di leggere i poemi di tutti, giusto? Ho qualcosa di extra pianificato per oggi, quindi se potete sedervi davanti alla stanza. Okay.